Ci sono 24 ore per salvare una reggia, appena 24 ore in Campania per salvare la reggia di Carditello. Che cos'è la reggia di Carditello? Era una di quelle residenze deliziose, fatte di gusto, di comodità, di gentilezza, di leggerezza, che i Borboni inventavano qua e là nel loro regno, per passarci qualche ora, appena qualche ora, tante erano le regge, e andare poi a caccia o andare a godersi le grazie di una bella coltadinella o semplicemente bere il vino che attorno a questa reggia della quale stiamo per parlare era stato piantato, portando un vitigno strano, leggero, di un vino che non poteva nemmeno essere esportato, che non poteva essere industrializzato, l'asprigno, il famoso asprigno, che non c'è più, non ci sono più quegli alti filari di pioppi ai quali attaccare il vitigno, è vero che si raggiungeva con delle scale altissime. E allora perché salvare la reggia? Ve lo raccontiamo. Intanto andiamo, vi presentiamo l'ospite che è venuto a lanciare questo grido di allarme, Sergio Valentino, di un comitato Re-Evolution che vorrebbe tentare di salvare una reggia sulla quale incombe un destino ineluttabile. Allora, caro dottor Valentino, buonasera dottor di Necco. Quale reggia parliamo? Allora, stiamo parlando della reggia di Carditello, che oggi resta circoscritto nella frazione di Sant'Amaro in provincia di Caserta. La reggia di Carditello è in questo momento il nostro impegno più grande. Orange Revolution si sta impegnando perché non vada perso. Stiamo parlando di una struttura ormai abbandonata da troppo tempo. Vediamoci allora le immagini di regia di questo abbandono. Cominciamo a vedere in che condizioni è questa reggia borbonica di Carditello e noi ve ne raccontiamo la storia. Ecco, abbiamo saltato un po' l'esterno, ma lo rivedremo tra poco, che non è imponente, parlavo di grazia prima e di grazia tornerò a parlare. Eccola qui la reggia. Qual è la sua storia? Semplicissima. Era nelle disponibilità questa reggia del bacino del Basso Volturno, che ha fatto fallimento. I suoi beni sono andati pignorati. E allora, adesso le proprietà passano in gestione di chi? Di chi le mette all'asta per fare denaro. Ex Banco di Napoli, oggi Banca Intesa. Guardate in che condizioni è ridotta la reggia. Guardate che rovina, che abbandono, che incuria. E al tempo stesso che imponenza, perché è come se questa struttura non volesse cedere né al tempo né all'incuria dell'uomo. È stata abbandonata dall'uomo, ma non è stata dimenticata da tutti, perché ci sono persone che ancora ne ricordano la bellezza, i fasti antichi. Fino a 30 anni fa ancora qualcosa si poteva trovare. 30 anni fa veramente io feci un servizio per la RAI che purtroppo non si trova più e che parlava di una reggia del silenzio, di una reggia cioè che cadeva a pezzi e che disperatamente il soprintendente Causa cercava, Raffaello Causa, con pianto, cercava di salvare. Ora, la situazione di oggi è questa. Passata in disponibilità del Banco di Napoli, che può metterla all'asta per recuperare il debito nei confronti dell'ente Basso Volturno, che può metterla all'asta oppure, è vero, poteva recuperarla con l'intervento del Ministero. Lei ci ha portato questa allegra notizia, che il ricorso del Ministero è stato stamattina rigettato. È di poche ore. E quindi il giorno 15 la reggia viene messa all'asta. Alle 9 inizia l'asta. Significa praticamente che probabilmente sarà l'addio definitivo di una reggia
perché passerà... Vabbè, non è legata alla memoria mia e sua, ma un monumento non ha bisogno di essere legato ai contemporanei per esistere. Entriamo di nuovo nella Reggia, con un altro filmato che ci ha portato il dottor Valentino. Possiamo partire, grazie. Vediamocelo quest'altro filmato. Questo è il prospetto esterno. Questi sono gli ambienti esterni, interni, che oggi purtroppo non versano in buone condizioni perché sono stati lasciati, oltre che all'incuria, anche alla affannosa ricerca di prezzolati. Hanno rubato, dica la verità. Quindi i ladri hanno portato via camini, scale, scaloni, hanno portato via i dipinti dalle pareti, hanno portato via i marmi, hanno portato via tutto quello che... E nessuno diceva, guardate, una scala depredata, l'avevate mai vista? L'unica cosa che non sono riusciti a portare via sono gli affreschi. Affreschi peraltro importanti perché appartengono a uno dei pennelli storicamente più importanti della cultura artistica mitteleuropea. Philipp Hacker, che era anche amico di Goethe. Qui stiamo parlando di capolavori che sono stati lasciati alle intemperie, all'incuria e anche oltre che al degrado. Ma ai ladri soprattutto. Ora, tutto questo potrebbe essere riscattato. Con quanti milioni, si sa? Tecnicamente appena 9 milioni di euro. Quindi sono 18 miliardi di vecchie lire e si potrebbe comprare una Reggia. Certo, se la può permettere anche un buon ristorante, certo. Ne fa un luogo per le sue carovane, per i suoi matrimoni, per le sue, come dire, i compleanni di diciottenne celebri o no. Questa è la fine che può fare il patrimonio storico e artistico napoletano. Devo dire una cosa, il debito è acceso nei confronti della Banca Intesa. C'è una fondazione Banco di Napoli, Esatto. Ed è quella. Eccolo qua. E qua arriviamo al dunque. Il presidente della fondazione Banco Napoli, chi è? Si chiama Giannola, professore di economia alla Federico II, presidente del Teatro Stabile Napoletano. Ora questo signor Giannola, professor Giannola, presidente anche della Suimez, mi pare. C'ha tutto in mano lui ed è un collaboratore del sindaco di Napoli. Dobbiamo arrivare a questo punto. Io non lo so, una persona di sensibilità, di cultura, se lo hanno messo a dirigere il Teatro Stabile, se è stato messo perché viene chiamato a dirigere la Suimez, se è stato chiamato a dirigere la fondazione del Banco di Napoli, ma vuol dire che la sensibilità ce la deve avere questo professor Giannola. La nostra petizione va avanti già da tanto tempo, è stata tradotta, cioè, va avanti in lingue, cioè, sta lì. Ci sono state ben oltre 6.000 sottoscrizioni, oltre 6.000 sottoscrizioni della petizione, in tutte le lingue, dappertutto la gente chiede. Avete avuto risposta dal professor Giannola? Al momento no. No, la Fondazione Banco Napoli non risponde. Il MIBAC, che cos'è il MIBAC? Il Ministero Beni Culturali. Vi ha detto qualche cosa? Noi siamo in attesa di qualcosa che si muova, basta semplicemente una parola che ci permetta di mantenere al pubblico, alla gente comune. Sì, però non si possono mantenere i monumenti facendoli depredare. Là certo, si sono portati pure i camini. Certo che no. I camini di Ferdinando. Ma come si può fare? Arrivare a un livello di degrado, di abbandono, di ignoranza di questo tipo? Qualsiasi risposta in questo momento potrebbe essere duplice. O il recupero all'asta o stoppando l'asta e permettendo che si recuperi la struttura e venga messa su, che venga lasciata anche alla possibilità di qualche cordata di imprenditori volenterosi di poter creare posti di lavoro, una struttura che potrebbe ridiventare una perla come lo era all'origine. In questa zona molto probabilmente è nata la mozzarella, adesso praticamente in questa zona nelle immediate vicinanze c'è una discarica dell'immondizia,
tutta la zona è abbandonata e su tutta la strada è possibile trovare una notevole quantità di amianto e di residuati pericolosissimi che possono lasciare scaricare il percolato nel terreno, quindi non è più possibile neanche allo stato delle cose lasciare al pascolo o all'agricoltura quello che un tempo era una gemma. Lì dove un tempo il re Ferdinando vestiva da contadino, perché in uno degli affreschi c'è un'immagine molto importante che non è stata tenuta in considerazione da chi distruggeva, perché non sapevano di cosa si trattasse. Pare, come dice Ferdinando Cimino, che è un giornalista ma che ama tanto la nostra impegno, la nostra storia, la Reggia. Che cosa dice il giornalista? Dice che in quell'immagine c'è Ferdinando vestito da contadino che andava là a trastullarsi, a rilassarsi, a dimenticare gli impegni del regno. Ed è Ferdinando Cimino che parla della dannatio memoriae, di questo meraviglioso gioiello che purtroppo sta lasciando posto. Ci sta abbandonando. Veramente l'abbiamo abbandonato noi. Dunque, 24 ore per salvare Carditello. Voi ci credevate che anche una Reggia potesse essere venduta come un qualunque appartamento di cemento armato, potesse essere svenduta, potesse essere abbandonata da fondazioni nobili come il Banco di Napoli, il Banco Intesa, che per un debito che vanta nei confronti dell'ente del Volturno svende la Reggia di Carditello. Chissà chi la comprerà, magari qualche stalliere di qualche presidente di chissà che cosa. Temiamo di scoprirlo. La camorra è la camorra, già, quello è territorio altamente camorristico. Siamo nella terra dei fuochi. Dottor Valentino, il presidente del vostro comitato, la dottoressa Forgione, è che è figlia di un collega, il nostro compianto Mario Forgione, che non è qui, è vero, visto che il microfono era uno solo e lei lo ha usato bene. Che cosa dice? Ha speranze? Abbiamo tutti speranze, altrimenti non staremmo combattendo la guerra che stiamo combattendo, perché non è una battaglia, è una guerra per la cultura, la civiltà, la giustizia, per il risveglio della sensibilità, che è quello che noi ci prefiggiamo di chiedere e di ottenere da non solo i napoletani, ma da tutti i cittadini che vogliano collaborare per il bene della nostra società. Ecco, io vorrei dire una sola cosa. Non è che ci dispiace avere a Napoli le regate della Coppa America, anzi, io ne sono particolarmente orgoglioso, perché più Napoli entra nel circuito internazionale meglio è. Ma sapete che dal circuito internazionale Napoli caccia a calci la Reggia di Carditello è una cosa che non mi fa piacere, non perché l'abbia scoperto anch'io che Carditello stava facendo una brutta fine 30 anni fa, ma è perché la fa oggi che sappiamo molto meglio di 30 anni fa che cosa sia il bene culturale. Ci possiamo augurare solo che da qui al giorno 15, quando si terrà l'asta, qualcuno di quei soloni che vanno predicando amore per la cultura a Napoli faccia qualcosa per la Reggia di Carditello. L'indirizzo è Banco di Napoli, Banco Intesa, fondazione o qualunque altro potere napoletano possa alzare una mano e fermare i ladri che ci stanno levando la Reggia di Carditello. Arrivederci.